qual è la percezione da parte dei cittadini dello stato dell'ambiente in provincia di Siena? Ma guarda, fammi dire, intanto secondo me bisogna dire qual è il senso della prima indagine sullo stato ambientale percepito, perché viene fatta. Io credo, e oramai è certo, che nonostante la buona qualità ambientale della provincia che viene presentata stamani, per arrivare agli obiettivi ambiziosi per ora, ma inevitabili in una prospettiva a medio termine, bisogna saldare un patto tra lo sforzo, diciamo, degli apparati tecnici con la volontà dei cittadini. Allora il primo punto è stimare in che misura i cittadini sono disponibili ad attivarsi e qual è la percezione dell'insieme delle cose. Questo è il punto e il senso di questo lavoro. Poi quello che i cittadini ci dicono non è necessariamente quello che è vero, tant'è che si rilevano degli scostamenti rispetto a delle questioni di suggestione piena, sarebbero tutti a favore dei nuovi modelli più sostenibili, più ecologici, più ecologisti e più virtuosi. Poi quando gli si fa le domande sulla loro vita privata, l'utilizzo delle macchine o le priorità dell'ambiente, si vede che si apre una discrasia, perché in realtà, come dire, un fatto è parlare di quello che si vorrebbe, un fatto è dire quello che io sono disposto a fare. La percezione è comunque eccellente. I punti di eccellenza sono quelli noti. Questo è un altro aspetto sorprendente. I cittadini, nella loro ingenuità, da sempre, questa è una cosa che si è rilevato sempre, alla fine sono in grado di descrivere l'ambiente in cui sono, la realtà in cui si trovano. Per esempio, sottolineano la fragilità delle infrastrutture e sottolineano il peso anche della rete sociale che incide anche nei giudizi sull'ambiente. E beh, questa è una bella sorpresa, perché sostanzialmente la qualità ambientale fa pandan con tutto un sistema di relazioni virtuoso, eccellente.